abbiamo una vita per parlare. Daniele, 3 minuti e ti ringrazio. Grazie a te Piero, grazie a tutti. Grazie a te. E finalmente riesco a prendere parte a un agorà, non ho mai potuto in passato per il tempo. E mi sono portato un po' di appunti, però non mi piace seguire i copioni. Io dico solo una cosa, che un'amministrazione, io mi chiedo, cosa possiamo attenderci da un'amministrazione che ha un sindaco condannato da una Corte dei Conti a risarcire i milanesi perché ha strapagato delle persone non meritevoli? Cioè, cosa possiamo attenderci da una giunta così, che non ha nemmeno il pudore di dimettersi o quantomeno di rendere conto alla città? Anzi, hanno solo il compito e la fregola di evitare che se ne parli. C'è una Corte dei Conti, una magistratura contabile che fa i conti in tasca alla giunta di Milano. C'è questa sentenza che dice: tu, giunta Moratti, tu sindaca, hai dato un incarico a persone che non avevano titolo, le hai strapagate e non provochi nessuna reazione. Cioè, questi qua rimangono lì dove sono. Cioè, questo è proprio il simbolo del craxismo. Cioè, il craxismo non è altro che una scuola che si è perpetrata, che ha cambiato faccia, ha cambiato nome, ma ha mantenuto a destra e a sinistra purtroppo i suoi militanti. Quindi è una politica che si è purtroppo diffusa, e purtroppo le televisioni, è già stato detto, continuano nella loro opera di riabilitazione. Craxi è stato riabilitato in almeno una ventina di città, perché a Rieti c'è via Craxi, c'è anche via Almirante, no? Però c'è via Craxi a Grosseto, ad Aulla, vicino a Massa Carrara, hanno fatto addirittura un monumento in piazza. Ecco, io dico, se non ci sono i cittadini che reagiscono, se io abito in via Craxi e non denuncio il mio sindaco e non faccio niente, vuol dire che sono un cittadino amorfo. Allora il senso di queste iniziative, e bisogna dire grazie a Piero qui di Milano Libera per il loro impegno, sono proprio questo. Noi non possiamo cambiare la politica, non abbiamo gli strumenti e la forza di destabilizzare tutto ciò che è illegale, però abbiamo almeno la parola e la dignità di venire in piazza, perché siccome la vergogna è un sentimento che appartiene ai galantuomini, noi siamo qui, non abbiamo vergogna, perché non abbiamo niente da nascondere. La sindaca Moratti qui oggi non c'è a spiegarci cosa unisce la memoria verso Craxi, cosa dovrebbe unire. È il momento di unire le coscienze e quindi rivisitare, o meglio, andare a ripescare la memoria senza rivisitazioni. Una Milano da bere, che abbiamo bevuto abbastanza e che oggi non ci sembra più di bere, perché se Craxi avrà una via a Milano, significa che davvero di vergogna non ce ne sarà più. Grazie Piero.